Buonasera a tutti, eccoci qua anche questo giovedì, questa sera con Silvano Agosti che risponderà alle vostre domande e questa sera inizierà con una sua particolare poesia. Beh, la poesia è brevissima, forse l'ho anche già detta a questi gentili ascoltatori e visionatori, perché non sono solo ascoltatori, sono anche quelli che vedono, vedono, e uno che vede, ti vede. Allora, la poesia dice: tutto invecchia, ma il sorriso mai. A Capito? due versi. Allora io se sono così posso avere anche un'età, no? Guardami adesso, così, così, come si fa a dire l'età? Non si può. Capito? Ecco. Detto questo, siamo in onda. Ah, e allora, cosa ci diciamo? Allora iniziamo a leggere le domande. Domande, sì. Sì, io mi chiedo un attimo scusa a quelli che ci hanno scritte adesso, ne avevamo lasciata indietro qualcuna. Per esempio, c'era quella, c'era una che qua non riesco bene a leggere il nome. Diceva: Silvano, quant'è concreta in te adesso l'idea della Kirghizia se la si applica alla società? Quant'è pronta la società ad accogliere la Kirghizia? Ma guarda, ti dico quello che mi hanno detto tre ragazze kirghize, proprio che venivano dal Kirghizistan, che parlavano molto bene l'italiano. Mi hanno detto: abbiamo letto il tuo libro e vogliamo dirti che il nostro paese è pronto a essere così. È pronto per essere così. Ma io ti dirò di più: secondo me tutti i paesi del mondo sono pronti, come ogni carcerato è pronto a essere contento se lo liberano dalla galera. Non credo che ci sia un carcerato che è scontento perché lo lasciano libero, no? Allora, la Kirghizia che cos'è? È la descrizione di uno Stato che ama i suoi cittadini. E chi è che non ama essere amato? Scusa, non è neanche concepibile. Quindi è chiaro che se in Kirghizia uno lavora un'ora al giorno e ha 23 ore per sé, per vivere, per giocare con i suoi bambini, per scrivere, per fare dello sport, insomma, 22-23 ore al giorno da vivere. Adesso questa è la giornata della persona kirghisa, no? Invece la persona occidentale che cosa c'ha? C'ha, si sveglia, mezz'ora per la colazione, doccia e bagno, poi subito a lavorare, poi a mezzogiorno e mezzo, l'una, pausa pranzo, poi alle 2 ricomincia fino alle 6. Alle 6 prende qualche autobus strapieno di folla per tornare a casa. Arriva a casa che sono già le 7, 7 e mezza in circa. Gli viene in mente che deve comprare una cosa perché non ha niente per la cena. Va a cena. Va a casa, fa la cena, guarda un attimo le scemenze della televisione e poi dorme. Ma è la vita? Hai capito? E la vita? Infatti io sto lavorando al mio nuovo romanzo che è intitolato Cerco in me la donna, che comincia proprio così. Ogni giorno mi chiedo, ma è questa la mia vita? È questa mia essere prigioniera di un appartamento della città in poche stanze e andare a lavorare, tornare a casa? È questa la magia della vita, hai capito? Questa domanda io vorrei che se la facessero tutti. Ma io sto vivendo o sto esistendo? Perché anche le pietre esistono, però sono pietre. L'essere umano non è nato per essere immobile come una pietra, per essere inchiodato, anzi crocifisso ai suoi doveri. Ma il dovere è un piacere, se è spontaneo. Ed è una tortura se è imposto, no? Allora se uno che deve andare a lavorare 8 ore al giorno. Ma perché 8 ore? Io voglio sapere perché. Senza distinzione di lavoro, qualsiasi lavoro deve durare almeno 8 ore. Come se il potere avesse spudoratamente detto in silenzio: guarda, tu non devi esistere. Non ha importanza che tu lavori o non lavori, che tu produca o non produca. Il problema è che tu per 8-10 ore non devi esistere. E in cambio del tuo non esistere,
o produci qualche cosa così ti distrai, oppure non fai niente, non ha importanza, basta che tu non esisti. Ma si può tollerare una cosa del genere? Domanda? Lascio la risposta nel cuore di ognuno. Lasciamo che ognuno ci rifletta nella sua intimità. Nel frattempo, un'altra domanda che avevamo avanzato era quella di Atle che diceva: Silvano, hai mai fatto l'esperienza di vivere per un certo periodo in un contesto qual è il mio, cioè una borgata abbandonata? So che ha viaggiato, Silvano, molto e che si è imbattuto in molti contesti. Sin da quando era molto giovane. Sono curioso di sapere se vi è stata anche questa esperienza nella sua vita e se sì, come la ricorda. Ricorda, io ho vissuto un numero incredibile di esperienze. Adesso parlavi tu di un quartiere. Io quando studiavo questo film che dovevo fare a Roma, ho vissuto praticamente a San Basilio. A San Basilio, allora, in quei tempi, parlo di 40 anni fa, era un deposito di persone che vivevano facendo dei piccoli colpetti nei negozi, entravano con delle pistole giocattolo, dicevano dammi la cassa che sarai salvo, eccetera. E io lì ho incontrato un sacco di giovani che vivevano semplicemente andando nelle cartolerie, nei tabaccai, eccetera, tutti, e si facevano dare quelle 300-400 mila lire che c'erano nella cassa. E poi ce ne andavano e andavano, e così si può fare. Ma tutto il quartiere, più o meno, era invasato di queste realtà, di questi matipala di 50 anni fa. Capito? 40-50 anni fa. Oggi magari è un quartiere esemplare, quindi io non ho nessun problema. Però almeno io questa è l'impressione l'ho avuta, anche perché il protagonista del mio film era un ragazzo appunto di. Di San Basilio, che quando sono andato l'avevo visto per strada, poi si è entrato in un appartamento. Quando io l'ho visto dalla finestra, l'ho chiamato, lui è scappato perché pensava forse che io fossi un poliziotto. Poi finalmente l'ho contattato e lui ha fatto anche poi il mio film. Ma c'era questa aria un po' strana, no? Immagino. Capito? Ma sai, io credo che si debba vivere in comunità. E credo che questo senso della comunità debba estendersi dall'individuo al nucleo familiare, dal nucleo familiare al palazzo dove si abita, al condominio dove si abita, dal condominio al quartiere, dal quartiere alla città, dalla città alla regione, dalla regione al paese, dal paese al continente, dal continente al pianeta Terra. Capisci? Deve vivere anche tu, mi raccomando. Cerca di capire che tu stai vivendo su un pianeta. Tra l'altro, di questo pianeta nessuno che è andato a scuola sa nulla. Invece, è un pianeta meraviglioso, non dal punto di vista paesaggistico, che quello lo sanno tutti che è meraviglioso, ma è meraviglioso per quello che è. Pensa che la terra sulla quale noi facciamo le nostre cose del quotidiano. La Terra sta andando a 1700 km l'ora girando su se stessa. Però noi non ce ne accorgiamo perché c'è l'atmosfera, l'ionosfera, non ci accorgiamo, vediamo tutto fermo. E intorno al Sole, la Terra, sempre la Terra, sta girando invece a 104.000 km l'ora. Hai capito 104.000? Vuol dire 104 volte più veloci di un jet di linea che al massimo fanno 900 km all'ora, hai capito? 100 volte, moltiplica per 100 la velocità di un jet e se passasse fra me e te in questo momento non lo vedremmo, tanto è veloce. Quindi la Terra, se noi ci sedessimo su una nuvola fuori dall'atmosfera terrestre e ci passasse davanti alla Terra, non la vedremmo perché va a 104.000 km all'ora. Queste cose non le dicono mai ai bambini delle scuole elementari, non le dicono mai ai ragazzi delle scuole medie, non le dicono mai ai giovani dei licei, non le dicono mai a chi va all'università. Eppure sono informazioni meravigliose, ma che Dio buono. Metti che uno si senta un po' depresso, no? Tu ti sei mai sentito depresso?
Sì. Metti che quando tu sei depresso, un tuo amico ti dice: senti, io ho mia cugina che ha una Ferrari. La Ferrari fa 350 km all'ora. Ti faccio fare un giretto sulla Ferrari, così ti passa la depressione. E ti fa fare un giretto a 350 km all'ora. Ma se tu invece sai che stai già facendo da sempre un giretto su un veicolo che invece di 350 km all'ora fa 104.000 km all'ora, Dio, ma allora, altro che depressione! Hai capito? Queste cose che sto dicendo io sono accessibili ai bambini di 7-8 anni, ma non gliele dicono perché hanno il terrore che un bambino capisca: Dio mio, ma come sono prezioso io! Perché mi fanno stare qua seduto in questo schifo di scuola 4, 5, 6 ore al giorno, mentre io voglio andare a giocare nei parchi? E nei parchi io conoscerei il mondo. No, devo stare qua, così quando sono grande, se mi chiederanno cosa hai imparato tu in 14 anni di scuola, sai cosa risponde chiunque? L'ho fatta io questa domanda, sai? Cosa ti ricordi dei 14 anni di scuola? E il 90% mi ha detto, mi ricordo una frase che mi è rimasta in mente, che in Piemonte, a Torino, c'era una persona che si chiamava Camillo Benso, conte di Cavour. E basta, capisci? Capisci, Davide? E basta. 14 anni di stare seduti a scuola perché uno ti dice Camillo Benso, conte di Cavour. E quei mostri non ti hanno mai detto che in una cellula del tuo corpo abitano un miliardo, cioè in un grammo del tuo corpo abitano un miliardo di cellule. Capisci? E in una cellula non ti dico che spettacolo c'è in una cellula, perché già stasera abbiamo imparato troppo. Io ho detto già delle cose importantissime che devono rimanere nella mente. La Terra gira intorno al Sole a 104.000 km all'ora, gira su se stessa a 1.700 km all'ora. Quindi la Ferrari lasciamola lì nel garage, che noi siamo già a posto. Giusto, Davide? Eh? Sottoscritto questo, sì. Ma adesso che sai queste cose, tu ti sentirai meglio o peggio? Meglio perché, come hai detto te, se uno pensa a queste cose, se uno si rende conto, non ha bisogno di Ferrari o spendere di qua e di là quello che Poi la gli Ferrari, sai bene quanto costa, no? deve. No. Ma tanto, adesso. Diverse decine, non so, centinaia di migliaia, vabbè. Invece la Terra non costa niente, basta andare giù per strada e dire sono sul pianeta Terra, basta, non devi pagare nessuno. Ok, allora andiamo avanti con le domande, eh? Mi raccomando, prendi domande abissali. Io prendo quelle che ci sono. Marco Parisi ci aveva scritto: leggendo lettere dalla Kirghizia, sono abbastanza sicuro che ci siano non solo, tra virgolette, invenzioni, ma anche cose che Silvano ha visto davvero nei suoi viaggi. Se sì, quali? Ah sì, senza dubbio sì, ci sono dei paesi dell'Oriente, per esempio ho visto un piccolo, piccolo villaggio dell'Oriente dove il ricco del paese aveva comprato una casa a ogni abitante del paese e tutti avevano una casa e tutti, che poi un altro ricco gli dava da mangiare a tutti e mangiavano e vivevano così, vivevano esattamente come vive un gabbiano, solo che il gabbiano mezz'ora al giorno la devi impiegare per trovare il cibo e loro niente. E quindi io mi sono detto: ma pensa, infatti, cosa succede in Kirghizia? In Kirghizia tutti lavorano un'ora al giorno. Lavorare un'ora al giorno, ragazzi miei, è un piacere. È un piacere. E per lavoro si intende qualcosa di preciso, non un'attività. Lavoro, lavoro. Lavoro in fisica viene definito forza per spostamento. Hai presente? Quindi quando tu sposti un tavolo, magari insieme a qualcun altro, te lo auguro, stai facendo un lavoro. Ma se tu invece stai lì, non so, a rispondere al telefono, Dio mio, è un'attività, non è un lavoro, capisci? E
E allora, in questa confusione macroscopica che è il virus che contamina qualsiasi cosa della cultura vigente che c'è adesso, nella confusione fra lavoro e attività, le persone dicono: ah, quanto ho lavorato oggi! E magari sono rimaste lì a aspettare di rispondere al telefono, capisci? E non hanno fatto niente. Non so se mi spiego. Quindi c'è confusione. Gli esseri umani sono confusi, gli stati sono confusi, i continenti sono in fallimento. E sono in fallimento i continenti perché non hanno capito la lezione della storia. La storia insegna, la storia ha insegnato 120 anni fa che la gestione capitalistica degli stati era una catastrofe. E c'è stata una crisi immensa nel 1929, capito? Un po' meno di 100 100 anni fa. paesi, un po' Eh? Beh? meno di Cosa hai 120 anni detto? fa. No, 100 anni fa. 100 anni fa, 120 perché per crisi si intende anche ciò che ha condotto alla crisi. Comunque lasciamo per 180 anni fa, tanto meglio. Ma 90. questa. Allora, lì ci si è accorti che la gestione, e invece di cambiare, invece di dire cambiamo tutte le regole della società, non diamo al denaro questa specie di valore assoluto, ma diamogli lo stesso valore che ha la bicicletta, che se ho bisogno la uso, se non ho bisogno non la uso. Insomma, una cosa tranquilla. Invece si è scelto di trasformare il denaro in una specie di star dei desideri, no? Per cui uno dice: se avessi i soldi, capisci? Ma io, per far capire quanto è orribile pensare che se ci sono i soldi uno fa una cosa o se non ci sono i soldi non la fa, dico che questa è una prostituzione, nel senso che è un po' come una donna che se ha i soldi dal suo corpo, se non hai soldi, non va. Si chiama prostituzione. C'è poco da dire, o no? Sì o no? Sì, Oh. io lo trovo molto triste questo, che anche i beni di prima necessità devono essere pagati come l'acqua. Io, cioè, già che costi 50 centesimi è tanto, secondo me. Ma non esiste. Ma tu pensa semplicemente se tu andassi al bar, chiedi un cappuccino. E il barista ti dice codice e tu dici David 23 e lui si segna David 23. Dopodiché questo ci prende un cappuccino e una brioche. Dopodiché lo Stato paga al bar questo cappuccino, capito? Non si capisce perché ci deve essere tutto questo andirivieni. Ah, c'è i soldi? Ah, sì, ce l'ho i soldi per un cappuccino. Vado per... Capisci? Non c'è niente attualmente concepito a favore degli esseri umani. Però che il pianeta sia in crisi è assolutamente evidente. E non è in crisi, vada bene, per il virus, eh? No. È in crisi perché non c'è più nessuna possibilità di continuare a gestire il mondo in senso capitalistico. Bisogna trovare formule nuove, nuove, capisci? E quindi le persone possono pagare indisponibilità. Io dico sempre tante volte ai giovani: volete mangiare gratis? Sceglietevi un ristorante, andate lì dal proprietario e gli dite: senta, io so che potrei sedermi a qualsiasi suo tavolo, chiedere un piatto di pasta asciutta e non sono obbligato a pagare. Ma questo non mi piace. Ho già detto questo, ma lo ripeto volentieri. Però a me non piace questo. Io, in cambio di un pasto, le offro un'ora del mio lavoro. E con un'ora al giorno voi avete sfamato il vostro corpo, perché pensate che bel pranzo che vi dà uno per il quale voi lavorate un'ora. Capito? E questo è il modo. E per il dormire, i giovani hanno qualsiasi. Io ho dormito nei posti più incredibili del mondo. Ho dormito
persino sulla cima della piramide di Cheope in Egitto, no? Sono andato, tra l'altro poi adesso vi dico una cosa incredibile, incredibile. Sulla cima della piramide di Cheope ci sono stato quasi 2 giorni. Perché naturalmente tutti quelli coraggiosi che venivano lì facevano la scalata, anch'io ho fatto la scalata. Io però viaggiavo senza soldi, avevo 1 dollaro in tasca, per cui quando la guida mi ha detto: "Guarda che se vuoi sapere, vuoi salire, devi salire insieme a me perché se no muori." E io ho detto: "Ah, perché devo morire?" "No, no, non ti preoccupare." E mi sono spostato all'indietro e ho guardato dalla distanza di una ventina di metri dalla piramide che percorso faceva la guida. La guida andava esattamente a metà della base della piramide. Saliva fino a un terzo della parete, dove era. Lì girava a destra e dallo spigolo saliva come dei gradini fino alla cima. E io ho fatto semplicemente la stessa cosa. E mi sono trovato sulla cima e ci sono stato un paio di giorni. E non sapete cosa è successo lì, vi dico solo la cosa più strana. A un certo punto, verso in genere, insomma, verso sera non c'era un gran traffico. A un certo punto, verso il tramonto, salta fuori da dietro la cima della piramide, un tizio magro, snello, eccetera, e mi dice in francese: "Buonasera, io sono il diavolo." Che guarda, che fantastico! "Bonsoir, je suis le diable." "Ah, il diavolo," dice, "finalmente ti fai vedere. Tu sì che sei coraggioso, mentre Dio non si fa mai vedere. Perché Dio non si fa vedere? Tu che sei il diavolo, dimmelo." E lui ha detto: "Perché ha paura." "Di che cosa?" "Degli uomini." "Come?" "Non ho capito." Si è capito quello che ho detto, Davide? Io sì che ho capito benissimo. Ah. Allora, va bene. Allora, ho avuto questa conversazione con questo diavolo che evidentemente era, io l'ho vissuto come un burlone intelligente che aveva voglia di fare una chiacchierata con qualcuno. Però è stato molto interessante stare lì 2 giorni sulla piramide e parlare con tutti quelli che arrivavano in cima. Capisci? A parte il fatto che non costa niente, a parte il fatto che ci ho dormito. Adesso ti dico la cosa precisa. La cima della piramide, che da giù sembra puntuta, in realtà è una stanza, cioè è una superficie di quasi 12 metri quadri, no? Per cui ci dormi bene per terra anche, no? Io infatti così lì ho dormito. Ecco, per esempio, ti ho raccontato un aneddoto di cosa. Passiamo però a un'altra domanda, perché la mia vita è talmente piena di aneddoti che sennò passiamo da un aneddoto all'altro. Ah, bene, vabbè. Io avrei qualche, diciamo, sempre domanda per capire meglio quello che hai detto, ma siccome il tempo è poco, ti leggo l'ultima domanda che avevamo lasciato indietro, la di Andrea De Stefan, che chiede, una domanda che potessi aver fatto anche io, cosa ne pensi di Comizi d'amore di Pasolini? Io l'ho visto tutto, è bellissimo. Cosa hai detto? Ho visto tutto? Cosa ne pensi di Comizi d'amore? E io ho aggiunto che l'ho visto ed è bellissimo, secondo me. Ed è bellissimo. Ma guarda, Comizi d'amore, devo dire sinceramente, è un tentativo di fare un film come che somigliasse ad Amore si vive. Io ho fatto un film che si chiama Ad Amore si vive. Il difetto, diciamo, di Comizi d'amore è che chi interroga, cioè Pasolini, parla troppo. Parla troppo. E quindi diventa un dialogo fra un intellettuale e delle persone. Sappi che la persona è comunque preziosa. Quando decide di parlare, si esprime attraverso delle preziosità, quindi è interessantissimo quello che si dice lì. Però non è risolutivo. Se tu vedi D'amore si vive, il film che io sono fiero di aver realizzato in 3 anni,
dopo aver intervistato, credo almeno a voce, almeno un 600-700 persone, e con la cinepresa almeno una settantina di persone. E te ne sono finite sette, ci sono sette personaggi nel film D'amore civile. E in D'amore civile, fra l'altro, c'è anche quel famoso bambino di 8 anni che incomincia dicendo, con la sua caschetta di capelli, che dice, comincia dicendo, non è stato proprio un rapporto sessuale. E di cosa è stato, Frank, con la tua fidanzatina? Da toccarsi e baciarsi. E che egli mi racconta. Insomma, questi personaggi che ci sono in D'amore si vive, veramente sono lì e accettano di denudare la propria anima. Invece devo dire che in Comizi d'amore di Pasolini, pur stimando io Pasolini, ma io lo stimo immensamente come poeta, non come intervistatore, pur stimando io molto Pasolini, ti devo dire che c'è un clima di tristezza nei Comizi d'amore. Invece, secondo me, D'amore si vive, no, anche se D'amore si vive rivela delle cose a volte che sembrano persino tragiche, come la professoressa di liceo che rivela di non sapere dov'è la sua vagina. Insomma, le robe che... Eppure, secondo me D'amore si vive riesce ad essere comunque sereno, è un film sereno sulla tenerezza, la sensualità e l'amore. Altre domande? Sì, io cioè a me non, quando l'ho visto non aveva dato l'impressione che lui parlasse troppo, anche perché molti degli intervistati non sapevano cosa dire, no? Tra l'altro alcuni erano dei bambini, alcuni neanche volevano essere intervistati, quindi non mi sembrava neanche così fuori luogo. Comunque se vuoi leggo. Ma lui parla moltissimo a Pasolini, eh? Te ne ricordi quanto parla? Sì, abbastanza. E ti ricordi più di lui che degli intervistati quasi? Un po'. Vabbè, comunque, la prima domanda invece di oggi è di Stevens. Ciao a tutti, vorrei chiedere a Silvano la sua definizione di clandestino. Grazie. Frammenti di vita clandestine. No, aspetta, non... Sì, clandestino, cosa è clandestino? Allora, clandestini, chi è vissuto in clandestinità? I partigiani. I partigiani naturalmente lottavano per la libertà e non è che potevano mettere una targhetta sulla porta con scritto io sono tal dei tali e lotto per la libertà, perché l'avrebbero ammazzato subito. Capisci? E allora la clandestinità è l'obbligo di chi sta conducendo una vera e propria crociata per ridare agli esseri umani e anche a se stesso il beneficio della libertà. Capisci? E Catone, quando Dante lo incontra nell'inferno, gli dice, Dante dice, ma chi sei tu? Cosa fai qui all'inferno? E Catone gli risponde, Catone Luticense, credo fosse, che si era suicidato perché non era d'accordo con la dittatura. E allora gli dice, gli risponde così a Dante, quando Dante gli chiede chi sei, cosa fai qui, dice, libertà vo cercando, che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Cioè è così importante la lotta per la libertà che uno è disposto a dare la vita, cioè tutto quello che ha, per continuare questa lotta, capisci? Sì. Altra domanda? Vabbè, vado avanti. Caro Silvano, ci scrive Nico Palumbo, caro Silvano, perché quasi nessuno è consapevole di essere un capolavoro? Quasi nessuno è consapevole di essere un capolavoro, prima di tutto perché nessuno, a parte quando hanno 2 anni, 3 anni, 4 anni, lo tratta come un capolavoro. Nessuno gli dice che è un capolavoro, nessuno gli spiega cos'è un capolavoro.
In realtà io parto sempre delle informazioni elementari. Se uno inciampa o incontra un dato che riguarda il suo corpo, no? Il corpo umano, che è una delle realtà più misteriose, più abissali, più straordinarie che la natura abbia creato, il corpo umano è veramente il territorio più sconosciuto della Terra, capisci? Non, nessuno sa che cosa significa, come accade, per esempio, il metabolismo, cioè la trasformazione dei contenuti nutritivi del cibo nel nostro corpo, in carne e ossa, capito? Nessuno sa come avviene chimicamente che una mela diventa te stessa, diventa parte di te. Prova a domandarlo, ma scusa, secondo te, quando tu mangi una mela, cosa succede a questa mela che alla fine, poiché ti nutre, diventa te, no? Parte di te, ecco, certamente non tu. Capisci? Nessuno sa, per esempio, prendiamo la cosa più semplice del mondo, che è il sonno. Come avviene il sonno? Cosa c'è? C'è un interruttore del cervello che si gira? Cosa c'è? Cosa accade a noi quando perdiamo totalmente conoscenza? Perché quando uno si addormenta è in balia di un'assenza assoluta della realtà. Se non c'è un rumore o qualcosa che ti sveglia, tu non assisti. Mettiamo che vengano delle cose terribili intorno a te, tu stai dormendo, non te ne accorgi neppure. Quando ti svegli, trovi tutti i cadaveri disseminati intorno a te, ti dicono: cosa è successo? Allora, questo è il sonno, il mistero, il grande mistero di qualcosa che ci accade tutti i giorni. Quante volte tu hai chiesto a te stesso: ma cos'è sto sonno? Cos'è questa specie di lento, inesorabile buio che invade la mente e blocca tutti gli aspetti luminosi del sapere e dell'essere cosciente? Tutti li blocca, tranne una sensibilità generica e generale del corpo, che certo, se tu pungi uno che sta dormendo, lui si sveglia. Non è che non si sveglia, capito? Quindi ci sono cose che noi facciamo da sempre e delle quali non ci siamo mai chiesti come avvengono, perché se noi sapessimo come avvengono le cose che ci riguardano tutti i giorni, come avviene, per esempio, cosa avviene dentro di noi quando diciamo: adesso vado in bagno, e ci alziamo dalla sedia e passo dopo passo trasportiamo, o il nostro corpo che lo fa, che ci trasporta in bagno. Cosa avviene? Quanti messaggi vengono dati alla gamba perché il corpo non cada, perché te si tenga in equilibrio? E perché si tiene in equilibrio? E come si tiene in equilibrio? E ti sto parlando della cosa più semplice del mondo, che facciamo spesso ogni giorno, cioè di andare in bagno, per dire, no? Capito? Ma non c'è questa cultura del perché. Perché è la prima cosa che la scuola elimina nel bambino. Quando il bambino che è lì, che ha 5-6 anni, si avvicina alla scuola, e ha la fissa di chiedere il perché di tutto, in nome di una cosa orribile che si chiama disciplina, gli viene imposto che non può lui improvvisamente chiedere il perché di qualche cosa, deve aspettare il suo turno, capisci? Capisci che cosa è orribile? Eppure viene fatta persino con grazia. La maestra gli fa pure una carezza, gli dice: guarda, adesso sì, tu so che vuoi sapere cosa lì, però aspetta, non è il tuo turno, gli fa una carezza e gli dà l'impressione che lui può chiedere qualcosa solo se è il suo turno. E cioè lì entra nella gabbia mentale della disciplina, non nel gioco meraviglioso della collettività, dove quando qualcuno nota intorno a sé il silenzio, lo riempie con una domanda. Capisci? È bellissimo.
Ma quello non è un turno. È già una parola che riguarda il lavoro. Bisogna lavorare 8 ore al giorno. Perché? Chi l'ha detto? Concordo totalmente, proprio su ogni punto, sul chiedersi il perché, sul farsi sempre domande, mettere in discussione tutto se stessi, anche cercare di indagare, come hai detto, cioè, cosa succede nel nostro corpo e anche nella nostra mente, aggiungerei. Comunque, continuando con le domande, Steven ci scrive: vorrei inoltre chiedere se Silvano è mai stato accusato di essere arrogante. Arrogante. Arrogante credo. Come si arroga? Arrogare. Arrogare vuol dire chiedere, credo. Se non posso cercare. Rogatio è in latino è una richiesta. Arrogante. Forse risulta arrogante chi col linguaggio verbale si scava uno spazio nell'ambiente in cui si trova. Ma allora magari gli vengono battute. Visto che nessuno lo ascolta perché c'è troppo chiasso, dice: sì, voi dite che siete qui per scoprire la vita, ma avete la possibilità di ascoltare, per esempio, il mio pensiero? E gli dice: no, adesso il pensiero tu te lo tieni, adesso dobbiamo parlare di questo, eccetera, eccetera. L'arroganza in genere è una forma di debolezza, ecco, te lo dico. E le persone deboli vanno rispettate e anche aiutate. E secondo me, quando uno è arrogante, è dovere di chi è lì con lui dirgli con immenso affetto: scusa, ma tu hai alzato la voce, hai parlato ininterrottamente per 5, forse anche 7 minuti, che sono un'eternità. Non ti sembra di essere stato un po' arrogante? E magari lui dice: sì, beh, sì, effettivamente sì, capito? Ma non è poi un difetto tremendo. L'arroganza intanto è capace di farsi vedere, uno avverte quando l'altro è arrogante, no? Capito? Quindi io non temo gli arroganti. Ti dico: va bene, hai detto il tuo parere? Adesso ti dico il mio. Vuoi dire ancora qualcosa? Di qualcosa. Hai detto ancora qualcosa? Sì, adesso ti dico il mio parere, capito? Ok, ma la domanda è riferita a te se tu sei stato accusato di essere arrogante. Essere arrogante? No, secondo me arrogante no, però sono stato magari messo in allarme da qualcuno che mi ha detto: guarda che tu quando parli tratti nello stesso tempo sempre molti temi, devi misurarti. Ecco, sono stato a volte rimproverato di essere fuori misura, capisci? Cioè di partire da un argomento e poi esplorarne magari altri 10. Un po' come, anzi, mi ricordo l'espressione: tu però sembri un fiume in piena. Mi ricordo questa cosa qua che me l'hanno detto. Tu sembri un fiume in piena, sai, a un certo punto un fiume può anche far paura quando esce dagli argini. In realtà, adesso ti spiego cos'è il mio pensiero. Il mio pensiero è questo: che quando qualcuno mi fa una domanda, come tu me ne fai tante, non sono io a rispondere, veramente, sono le mie viscere, è il mio essere umano. Ogni essere umano, se vuole, può rispondere a qualsiasi domanda. Finora puoi essere testimone tu, con tutte le domande che mi hai fatto, io non mi sono mai trovato a dirti: ma veramente non lo so, che ne so io. Invece, per esempio, ti hanno mai accusato di essere arrogante? Con la mente sono andato in tutte le zone della memoria del mio passato molto rapidamente e non ho trovato qualcuno che dice: però tu sei molto arrogante. No, sinceramente no.
Però sono stato ammonito, questo sì, a volte per esempio di dire delle cose a dei bambini di 10 anni che secondo certi adulti non si dicono, invece secondo me è giusto dire perché il bambino spesso è più maturo dell'adulto, se non altro perché è nato dopo di lui. Ma Ah, io beh, parlerei. Com'è? è vero che spesso da un argomento poi passa un altro, anche se magari è distante. Se vuoi comunque ti dico, ho fatto una ricerca velocissima, visto che te avevi iniziato da lì, sull'origine della parola arrogante. Cioè, qua online in un'enciclopedia dice dal latino arrogantem, participio presente di arrogare, cioè attribuirsi ciò che non ti spetta. Attribuirsi ciò che non ti spetta. Che poi anche in italiano si usa il verbo arrogarsi, quindi Ma secondo me questa però è una spiegazione che non dà una buona risposta al senso comune, perché arrogante in genere è una persona che si sbraccia nel parlare, no? Che alza la voce. ma qui nell'enciclopedia come definizione dice che ad ogni costo vuole per sé più stima, più roba, più diritti che non meriti, quindi pretenzioso, presuntuoso. Quindi, Pretenzioso sì, lo capisco, ma arrogante è uno che magari viene scoperto essere presuntuoso, si arrabbia un po' perché viene scoperto e diventa arrogante. Diventa, ma tanto si sa che tu non capisci niente. Questa è l'arroganza, capisci? L'arroganza è una forma di debolezza, se vuoi è una breve passeggera malattia della mente, l'arroganza. Secondo me la mente ha bisogno di serenità. Tutti noi abbiamo bisogno di serenità. E come si sa, il cielo può essere sereno anche se c'è qualche nuvoletta all'orizzonte. sì, poi anche Nicolo scrive: anch'io come Silvano penso che le scuole debbano fare la stessa fine dei manicomi. Nessuno può insegnare a un mandorlo come fiorire. Bellissimo questo paragone. Sì, questo l'ho usato io migliaia di volte, ma chi si metterebbe in mente di insegnare a un albero come si cambiano le foglie, come si formano i fiori, come si formano i frutti? Perché? 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 Lasciatelo in pace e lui farà. Dategli certamente quello che ha bisogno, cioè luce solare, acqua, terra buona, che è quello con cui l'albero si nutre. Capito? E lui farà tutto quello che è nascosto in questo piccolo involucro che è il seme dal quale l'albero è cresciuto. Pensate, era un affarino largo neanche 1 centimetro e adesso è alto 12 metri. Mettiamo. Madonna. Un secondo, un'altra. Sì, Pier Nicola invece ci scrive: ciao Silvano, cosa consiglieresti a chi come me non è tanto abituato a vedere il mondo, ma piuttosto a guardarlo? A guardarlo, io dico da sempre che la scuola insegna a guardare ma non a vedere. È un conto è guardare, un conto è vedere. Capito? Hai guardato se c'era Luigi? Sì. Sì, c'era. Com'era vestita? Ma adesso non lo so, non è che proprio sono stato lì a vedere com'era. Capisci? In realtà. Hai visto Luigi? Sì, l'ho visto, abbiamo anche parlato insieme, eccetera, eccetera. Ero contento di vederlo. Come era vestito? Aveva una camicia azzurra, eccetera. E lì ti dice. Quindi vedere è un conto e guardare è un altro conto. La scuola tende in genere a insegnare a guardare, come dire, quando attraversi la strada,
guarda a destra e a sinistra, perché così non c'è pericolo che tu vada sotto una macchina, capito? Ecco, la scuola diciamo che si arroga, si attribuisce questa funzione, no? Di insegnare a guardare. Ma il vedere, ragazzi miei, è una cosa. Adesso vorrei al volo esprimere una mia brevissima componimento, un mio brevissimo componimento poetico che dice: se è vero, come dite, che il mondo è dolore e sofferenza, cosa sono i fiori di tiglio e i nidi d'ape e le foglie che rivelano il vento e questo mio essere contento solo di poter vivere e vedere? Capisci? Io la mia serenità la costruisco sul fatto di sentirmi vivo e di essere ancora in grado di vedere, ma non di vedere soltanto ciò che mi circonda, ma anche di vedere un po' il mio futuro, di vedere un po' l'umanità, come sta, di vedere un po' come si comportano gli esseri umani, di vedere un bel film, capito? Poter vivere e vedere. Ecco, quella lì è la mia poesia. Abbiamo, Scusa. credo, esplorato abbastanza la differenza fra guardare e vedere. Sì, ma io non, scusa, non ce l'ho ancora ben chiara, ma per esempio, voglio capire se, cioè, riguardo i film, per esempio, un film va visto o va guardato? Un film va guardato per poter essere visto, no? Se non lo guardi, come fai a vederlo? Se tu stai guardando in direzione opposta dello schermo, non lo vedi il film, lo odi, ma non lo vedi. Cioè, senti il parlato, ma non lo vedi. Allora, il guardare è l'attività che conduce al vedere, ti dà la possibilità di vedere, ma è un conto. Guardare con estrema attenzione fino a riuscire a vedere è un conto guardare. Mi raccomando, quando esci di casa, guarda che il gas sia spento, mettiamo, no? E invece bisognerebbe dire, vedi se il gas è spento. Perché è accaduto moltissime volte che le persone pensavano che fosse spento, invece era rimasto fuori il gas. E quando la persona, tornando magari dopo 3 giorni, ha suonato il campanello, la scintilla del campanello ha fatto esplodere l'appartamento, con anche dei morti. Capito? Ma scusa, non ti avevo detto di guardare se era spento? Sì, ho guardato, a me sembrava tutto spento. Sembrato sempre. Allora, da dove hai guardato? Dalla porta? Sì, ho guardato dalla porta, ma sai che io la conosco il gas, eccetera, eccetera. Tanto però ci sono dei morti, capito? Quindi, in ogni semplice distinzione di significato ed uso di una parola si nasconde o l'equilibrio e la saggezza, oppure il disequilibrio e l'errore, capisci? Sì. Poi Max invece ci scrive: caro Silvano, se la vita aspira all'eternità, cosa succede a tutti quelli che sono morti prima? Sono morti prima di chi? Di cosa? Prima di No, noi ma che siamo vivi. lui si riferisce Prima di noi che evidentemente siamo al vivi. tuo ragionamento sulle cellule staminali. Ah, sì, ma intanto l'evoluzione della vita include, secondo me, in un lontano futuro, poi neanche così lontano, la possibilità di richiamare in vita le persone. Io sono assolutamente sicuro che verrà un tempo in cui, da un'analisi nucleare della Divina Commedia, si potrà ricavare il DNA di Dante Alighieri. E di mettere il DNA di Dante Alighieri in un
cellula fecondata e con le stelle salimali ricreare veramente Dante Alighieri, fare ripartorire Dante Alighieri a una donna, hai capito? A parte il fatto che il futuro è anche pieno di ipotesi di partorire l'essere umano fuori dal ventre materno, capisci? Semplicemente attraverso un grembo, per così dire, artificiale. Capito? Comunque, questi sono temi molto complessi. Io andrei avanti con le domande, perché per l'altro abbiamo ancora un bel quarto d'ora di tempo, che non è poco. Beh, siamo al 51 qua, vedo, quindi 9 minuti. No, io sono a 46. Sì, perché abbiamo iniziato in anticipo di 5 minuti per quello. Ah, capito, vabbè, 59. Invece Andrea De Stefani... Ah no, beh, ci ha riproposto la domanda su come si d'amore, ne abbiamo risposto prima. Poi, leggo comunque, anche se adesso non avendo ancora letto, non so se sono domande. Il nostro corpo, ci scrive Alfonso, rinnova interamente le sue cellule circa ogni 7 anni. Perché le cellule non hanno memoria primaria di sé e copiano se stesse riproducendo l'ultimo stadio. Per esempio, la malattia, una ferita e persino la sua cicatrice, invece di copiarsi nell'adulto, così come erano in principio nel bambino... Ah no, ho letto male io perché non avevo visto il domanda. Compiersi, sì. La domanda è, perché le cellule non hanno memoria primaria di sé e copiano se stesse riproducendo l'ultimo stadio? Per esempio la malattia, una ferita e persino la sua cicatrice, invece di copiarsi nell'adulto così come erano in principio nel bambino? Prego. Ma intanto... Intanto bisogna affrontare il miracolo delle cellule dalla loro quantità. Intanto, se io rivelo a te, che sei uno di quelli 23 persone che ci stanno ascoltando, che in un grammo del corpo umano contiene 1 miliardo di cellule, un grammo di corpo, uno lo sa, è piccolissimo, non è neanche mezzo... Non so, sarà un millimetro, mezzo millimetro di pezzettino di carne, largo mezzo millimetro, cioè un niente, no? E in questo niente ci sono 1 miliardo di cellule con il loro nucleo, con tutto quello che contiene l'informazione del DNA totale. Nel nucleo c'è la totale informazione del DNA in ogni cellula, perché ripeto, ogni cellula all'origine è una cellula staminale, cioè una cellula completa, pure disposta a diventare l'intero individuo, se è per esempio una cellula fecondata. Capisco. È un grande mistero quello delle cellule, però io non direi che le cellule non hanno memoria. Le cellule, abbiamo già parlato una volta di come comunicano fra di loro e abbiamo rivelato che secondo noi comunicano attraverso un linguaggio elettrico, cioè c'è una piccola scossa elettrica che significa un certo messaggio e questa scossa viene espressa simultaneamente in tutti i milioni di miliardi di cellule di cui il nostro corpo è. Perché vi prego, per favore, mettetevi un attimo lì al tavolino, magari col vostro ragazzino di 12-13 anni, e dite, senti un po', prendi la macchinetta che moltiplica lì, no? Aritmeticamente i numeri, e prova a vedere se in un grammo ci sono 1 miliardo di cellule, in 1000 grammi, cosa sono 1000 grammi? Un chilo. In 1 chilo di corpo umano quante cellule ci sono? Devi moltiplicare per 1000 il miliardo, quindi 1000 miliardi di cellule in 1 chilo, capisci?
in un corpo di 50 chili, 50.000 miliardi di cellule. Io voglio che le persone lo sappiano, che trasportano ogni giorno un mondo, che è il loro corpo, che ha 50.000 miliardi di cellule. E queste 50.000 miliardi sono tutte in correlazione fra di loro. Perché non saperlo? Perché fare finta di saperlo e poi dimenticarlo? È una cosa meravigliosa, no? 50.000 miliardi. Calcola che la popolazione della Terra, tanto per fare un punto di paragone, è intorno ai 7 miliardi di persone. Io sto parlando di 50.000 miliardi. Allora, non perdiamo il senno cercando di scoprire questi numeri, che sono dei numeri incredibili, no? 50.000 miliardi rispetto a 7 miliardi, che è tutta la popolazione mondiale, no? 50.000. Se poi uno pesa 70 kg, come la maggioranza delle persone pesano, sono 70.000 miliardi, no? Di cellule, capisci? Rispetto ai 7 miliardi che sono la popolazione della Terra. Quindi 7% fa 77, no? No, per 7 per 10. Allora, 10 volte la popolazione della Terra. 11. Allora, insomma, non perdiamoci però nei numeri. I numeri mettiamoli lì come si mettono lì dei libri interessanti da leggere, che noi però non abbiamo ancora letto. Sappiamo che è interessante parlare delle cellule e ogni volta magari parliamone, ma in modo specifico, per dire cosa contiene il nucleo di una cellula, e lì parliamo del nucleo. Così abbiamo capito quanto è meravigliosa qualsiasi cellula. Ok? Altre domande? Per finire, sì, allora vediamo quella che probabilmente sarà l'ultima di oggi. Desa Massimiliano ci chiede: ragazzi, avete mai suonato uno strumento? Cosa ne pensi, Silvano, di Glenn Gould, un famoso pianista per le variazioni Goldberg? Rispondo prima, io ho suonato un pochino alle medie il flauto, ma non ero bravissimo, anzi mi arrabbiavo ogni volta che mi veniva male il suono, perché non era facile, e poi non ho più suonato altro a parte il campanello. Ma io ho fatto certe volte, scusa se comincio dicendo ma io, perché devo riferirmi proprio al fatto che questa ricerca io l'ho fatta. Un giorno mi sono svegliato e adesso tutti quelli che incontro gli chiedo se hanno mai suonato uno strumento. Giusto? E io, come sempre, in un giorno posso anche incontrare 100 persone, io visto che c'è il cinema, insomma, visto come vivo posso incontrare. E quel giorno lì, tutti quelli a cui io diciamo, ho chiesto, mettiamo, erano circa un centinaio di persone, una settantina più o meno mi hanno detto, adesso faccio una sintesi, no? Mi hanno detto l'unica cosa che ho suonato io è il campanello di casa. Cioè una domanda, una risposta di questo tipo, no? E poi invece c'erano quelli che dicevano no, io ho suonato il flauto, io ho suonato il pianoforte, io ho suonato... E cosa ti ha dato suonare uno strumento? E quasi tutti mi hanno detto suonare uno strumento significa risolvere per sempre il problema della solitudine. Capito? Questa è la sintesi della mia ricerca. E questa, però io non voglio che si dimentichi che i latini avevano coniato questo slogan solitudo sola beatitudo, cioè la solitudine è la sola beatitudine, perché ci sono due tipi di solitudine, anzi diciamo che più propriamente esiste la solitudine ed esiste l'isolamento. L'isolamento di una persona è veramente crudele, isolare qualcuno. La solitudine no, la solitudine può essere un conforto, può essere lo spazio giusto che ognuno ha a disposizione per conoscere se stesso. E dire adesso sto qui e non faccio niente, vediamo cosa mi succede.
E uno si conosce, dice, ma guarda, non è che mi dispiace non fare niente, se decido di non fare niente. Se invece non so cosa fare, magari mi sento un po' smarrito, vuol dire che ho bisogno di distrarmi dall'isolamento, capito? Quindi distinguere fra isolamento e solitudine. E per favore non dite alla persona amata, sai, mi manchi, perché quando non ci sei mi sento solo. Per favore, non dite così. Perché quando tu non ci sei e io desidero che tu ti trovi accanto a me, mi sento isolato da te. Non solo, perché la solitudine la si può trascorrere benissimo in compagnia di se stessi. E se lo si fa con desiderio, è una bella cosa, una bella cosa. Ti posso dire che c'è una ragazza che io conosco che spessissimo mi dice, scusa che non ci siamo visti per qualche giorno, ma avevo bisogno di stare un po' da sola. Capite? Il bisogno di stare con se stessi è bello, perché uno si accorge se sta vivendo o se sta esistendo, capito? E con questo io già avverto il desiderio di abbracciare. Ma sai cosa vorrei io, Davide? Vorrei sapere quante sono le persone che ci ascoltano. Perché se sono 24 persone e la prossima volta sono 26, io ho un'emozione molto forte. Se non so chi ci sta, chiaramente sono un po' così. Adesso, però, dimmi. Non avendo la regia, non te lo posso dire, bisogna chiedere a Giuseppe. A Giuseppe, dici? Il presidente. Il presidente glielo chiediamo. Ci scrive, allora, che la volta scorsa siamo arrivati a 500, però Silvano vorrebbe sapere adesso in diretta quanti sappiamo, quanti siamo. Dice, oggi eravamo intorno ai 30, ecco. A 30 persone. Dopodiché, invece, i 400 li raggiungiamo durante la settimana? Sì, per l'ultima siamo arrivati a 500, non 400. 500 persone ci hanno ascoltato la nostra ultima puntata, giusto? Beh, insomma, sì, a me fa molto piacere 500 persone. Sono 5 sale piene del cinema che gestisco io. Non è poco. E poi mi viene sempre in mente il Manzoni, che lui era felice di avere almeno 23 lettori, diceva, per il mio Promessi Sposi voleva 23, poi ne ha avuto 23 milioni, ma insomma. Senti, io come sempre vorrei chiudere dicendo una poesia d'amore. Cioè, ho l'amore visto nella sua ipotesi di essere un grande straordinario fiore che può anche sfiorire. Posso leggerla? Posso dirla? Allora, questa poesia dice: mi hai chiesto per amore di non amarti, perché mi inquieta non saper riamare. Ora so che l'amore andrà vagando in noi come Edipo accecato vagava nelle vie di Tebe a rischiarare l'oscurità del mondo. Mi hai avvolto nella nebbia del dubbio, dice sempre questa poesia d'amore, mi hai avvolto nella nebbia del dubbio, come il ragno avvolge la sua preda. Nulla è meno simile alla vita, o dolce sogno, lui chiama il suo amore dolce sogno, di queste tue laboriose e tormentate assenze. Tra i sonni perduti appaiono fiori deformi. Ecco, questo è un, se vuoi, è un delicato
lamento di qualcuno che avverte che l'altra persona non lo sta amando, ma semplicemente sì, si occupa di lui o di lei, ma non lo sta amando. Perché l'amore produce serenità. E questa l'hai scritta tu, Paolo? L'ho scritta io? Sì, sì, ho chiesto, sì. Sì, 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 è una mia poesia. Fa parte del mio libro di poesie che si chiama esattamente Incanti, il mio primo libro di poesie. Come di Incanti fa parte quella che ho detto prima. Se è vero, come dite, che il mondo è dolore e sofferenza, cosa sono i fiori di tiglio, i nidi d'ape e le foglie che rivelano il vento e questo mio essere contento solo di poter vivere e vedere. Così con questo bis di una poesia che io amo profondamente, saluto tutti e mi piacerebbe che qualche volta i 400 ci ascoltassero ogni giovedì alle 7. Non durante la settimana, mannaggia. Sì, è sicuramente un po' a causa dell'orario, un po' perché ognuno ha i suoi impegni, così insomma, non possiamo mica essere arroganti. Guarda che io anche se, te lo dico sinceramente, l'ho detto quando parlavo del mio cinema, io anche quando ho uno spettatore che viene al cinema sono contento perché questo spettatore rappresenta comunque tutta l'umanità. Però è evidente che mi piacerebbe che le persone apprezzassero questo nostro dire. Mi piacerebbe che da 400 diventassero 422, poi da 422 434. Così. Mi piacerebbe avvertire che come una creatura vivente i nostri ascoltatori crescono. Quindi, no, ma ti posso garantire che crescono, che si vede dalle prime volte. Sì, le domande sono sempre numerose. E questo sì, ne abbiamo avanzate 2-3 circa che terremo per la prossima volta e adesso ci salutiamo ringraziando Giano e tutti quelli che ci hanno ascoltato e fatto le domande. Prego.